Aspetta ragazzi, sono Mario An, non te sei, e benvenuti in questissimo video. Ragazzi, nuovissimo video, siamo sempre qui sulla serie del Giro del 2022 con Marco Pantani. Raga, oggi sedicesima tappa, quindi sedicesimo episodio, oggi tappa veramente complicate con due grammi della montagna di prima categoria, l'arrivo e dopo una discesa anche abbastanza tecnica e ripida. Comunque, andiamo subito alla partenza. Noi dobbiamo provare assolutamente ad attaccare, o meglio, noi dobbiamo attaccare con Marco Pantani, che siamo terzi in classifica a 2002 secondi da Pogacar, che la maglia rosa di... Ragazzi, siamo a 2 km e 700 metri dal penultimo camion della montagna, lo schieramento del penultimo camion della montagna. Siamo con Marco Pantani, senza energie comunque. Vediamo un po', intanto ha attaccato Roglic davanti a noi, il secondo in classifica generale. Pogacar per ora non risponde. Raga, e siamo in discesa, abbiamo scollinato il penultimo della montagna, mancano 3 km al traguardo. C'è Roglic a 1 minuto e 20 da noi, quindi dobbiamo fare una discesa abbastanza veloce. Dobbiamo rimanere intanto nel gruppetto di Pogacar. Andiamo in testa, attenzione a questi tornanti, fatto abbastanza bene. Questa discesa comunque non è una strada abbastanza larga. Andiamo, andiamo in testa, raga, siamo a 80 km orari quasi. Subito un bel like, mi raccomando, iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Dai, eccolo là davanti a noi. Ora dobbiamo provare per forza ad attaccare su questo, non ora ma a breve. Comunque rimaniamo un po' sulle ruote, andiamo un po' a ruota di Pogacar. Dai raga, subito un bel like, mi raccomando. È partito Connor, intanto ha attaccato Connor. Pogacar ti tira questo gruppetto di 23 corridori. Ed eccoci qui raga, siamo a 19 km e 400 metri dal traguardo. Noi siamo sempre nel gruppetto di Pogacar al comando. E parte Marco Pantani, raga. È partito Pantani. Dai, raga. Andiamo. Per ora non risponde nessuno. Per ora. Comunque mancano 4 km e 500 metri al traguardo. Salita che nella prima parte è dura. Intanto rilancia Pantani, c'è questo tratto rosso come potete ben vedere anche dalla grafica, e tratto rosso, pendenze sempre intorno al 10-12%, ma anche qualcosina in più. Tornanti e salita dura, e poi diciamo la seconda parte, la salita, pendenze un po' più agevoli. Comunque raga, ora abbiamo 27 quasi 30 secondi su Roglic. Attenzione, Pogacar in difficoltà, la maglia rosa, un minuto di ritardo. Questa tappa è veramente complicata, dobbiamo provare a vincere questa tappa. No, ma andiamo un po' avanti per vedere anche come va la situazione. Rilancia Pantani, raga, mamma mia. Intanto ora abbiamo 25 secondi sul gruppetto con Carapaz, maglia rosa crollata a 2 minuti e 30 secondi, quindi veramente qui sono ampie possibilità di vincere questa tappa e di accorciare in classifica, soprattutto sia su Roglic che su Pogacar. Maglia rosa a 2 minuti e mezzo, ma dobbiamo stare attenti perché noi abbiamo energie e quindi dobbiamo andare un po', ci dobbiamo un po' gestire. Comunque siamo allo scollinamento, 14 km al traguardo, ora discesa e poi
una bellissima vittoria di tappa. Mi piace in prima persona, vi faccio vedere anche dalla discesa di questo ultimo cammino della montagna, di questa tappa fantastica. Ora dobbiamo concludere nel modo migliore. Il vantaggio su Carapazzi c'è, 35 secondi. Comunque maglia rosa a 3 minuti e 10, una in netta crisi Pogačar. E forse la prima volta in questo Giro d'Italia 2022 che Pogačar è andato veramente in crisi. Vediamo un po' di fare curve qui, brutta questa curva, ma anche diciamo per colpa un po' del lag. Vediamo, discesa abbastanza complicate, molto complicate, tecnica, ripida, e una discesa molto tecnica, guardate un po' anche dalla planimetria. Attenzione a questa curva secca, ora sulla sinistra, questo tornante più che altro. Comunque Pogačar a 3 minuti, raga, dobbiamo accorciare in classifica. Anche Roglic comunque un po' in difficoltà, abbastanza in difficoltà, 1 minuto e 30 secondi, 1 minuto e mezzo su Pantani al comando della corsa, 6 km e mezzo, raga, una tappa leggendaria. La tappa leggendaria di una serie leggendaria, veramente, con Marco Pantani, che vuole a tutti i costi questo Giro d'Italia 2022, e l'obiettivo è quello di vincerlo, assolutamente. Subito un bel like, 4 minuti al traguardo, dai dai. Andiamoci dietro, abbiamo 40 secondi su Carapaz, 1 minuto e 5 secondi di vantaggio su Miguel Angel Lopez. Comunque, 3 minuti al traguardo, ora discesa che si fa sempre meno ripida. Possiamo metterci anche in posizione aerodinamica, assolutamente. 1,5 km, traguardo. E lì si vede la Flamme Rouge, raga, una tappa leggendaria di una serie leggendaria. E Marco Pantani va a vincere questa tappa come solo lui sa fare, attaccare in salita e gestendosi comunque in discesa. E Marco Pantani va a vincere la 16ª tappa del Giro 2022. Alza le braccia al cielo, Marco Pantani, mamma mia ragazzi. E quindi andiamo alla classifica di tappa, ed eccoci qui raga, classifica di tappa, abbiamo vinto questa 16ª tappa con Marco Pantani. Secondo posto per Yates, terzo posto per Carapaz a 39 secondi. Chiude top 10 il nostro Francesco Moser a 1 minuto e 15 secondi. Nota negativa di questa tappa: è andato fuori tempo massimo Cipollini, è arrivato più che altro fuori tempo massimo Cipollini, quindi non sarà il via della prossima tappa. Una perdita che dispiace, quindi dobbiamo dire addio comunque ai sogni di gloria per la conquista della maglia ciclamino, che non conquisteremo. Ma comunque siamo a un buon punto per la conquista della maglia rosa. Andiamo alla sfida generale, ed eccoci qui la maglia generale, che ora vede maglia rosa Roglic, secondo posto per Pantani a 35 secondi e terzo posto per Pogačar a 1 minuto e 39 secondi. Chiudo la top 10, Mas a 6 minuti e 9 secondi. Dai, subito un bel like. Vi ricordo ancora che teniamo anche in classifica Moser a 3 minuti e 48 secondi. Un bel like, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Noi ci vediamo al prossimo video, e quindi davanti a sé è tutto, bella ragazzi.